Giga è un nome che, come ho già detto, forse magari qui no, è un nome, la Giga, le nostre danze, scusate, le danze della Liguria, non erano quasi mai, direi mai, legate ad attività lavorative. Infatti in altre regioni c'è la danza legata a qualche attività lavorativa. Da noi tutte le danze, forse è anche per questo che ci dicono che siamo forse attaccati al denaro, non lo so. Il lavoro prima da una parte e poi il gioco. Infatti queste danze Giga hanno una origine comune dal latino, perché giga vuol dire gioco. Allora vediamo un costume. Oh, dall'estremo levante della Liguria, forse una delle zone turistiche più conosciute, le Cinque Terre. Infatti abbiamo sia l'uomo che la donna delle Cinque Terre. Infatti la donna, così forse dall'aspetto più gentile, e sul copricapo portava. Sul copricapo portava la secchia contenente l'acqua dai fiumi a valle fino alle coltivazioni delle montagne, mentre l'uomo chiaramente era sulle famose fasce a controllare che tutto andasse bene, perché l'uva maturasse a dovere e quant'altro, il vino, per cui non, per ottenere il famoso sciacquetrà. Grazie ai nostri abitanti di Biasse, delle Cinque Terre. Allora, come dicevo, Giga, la Giga che vi presentiamo adesso, è la Giga che veniva ballata proprio nella città di Genova, infatti si chiama Giga Cittadina.